Acqua, bene prezioso, non per tutti scontato nel nostro paese. Ci sono ancora interi comuni che non hanno acqua corrente, eppure ne siamo ricchissimi, ma ne sprechiamo tanta a causa di una rete idrica vecchia e piena di disservizi. Ne parliamo nel nostro approfondimento di questa sera. Iniziamo con Annalisa Azzurro. È sempre più preziosa. Tuttora, a 5 anni dal referendum contro la sua privatizzazione, ancora fa discutere la politica. In certe regioni è anche sempre un po' più cara. Eppure in Italia l'acqua si spreca e molto. La materia prima non ci manca. Tra sorgenti, mari, laghi e fiumi abbiamo a disposizione 155 miliardi di metri cubi di risorse idriche. Fin qui la teoria, perché la pratica fotografa un paese con una rete colabrodo. 100.000 litri al secondo che, partiti dalla fonte, al rubinetto proprio non ci arrivano. Il nostro non è tanto o solo un problema di infrastrutture. In Puglia abbiamo l'acquedotto più grande d'Europa. Il punto è che non sappiamo gestirle. Reti e condotte sono troppo vecchie, spesso inadeguate per alcuni territori, che quindi sperimentano cronici disservizi. Quasi un italiano su 10 lamenta interruzioni di erogazione. In Calabria a quasi il 30% della popolazione non arriva abbastanza acqua. C'è poi tutto il capitolo depurazione. Un quinto delle acque cosiddette reflue, cioè quelle di scarto domestico o agricolo, non viene trattato, finendo per inquinare mari, fiumi e laghi. Una sorta di circolo vizioso che ci ha già procurato 2 condanne da parte dell'Europa. Del resto il confronto con altri paesi è impietoso. Per la manutenzione di impianti e tubature l'Italia investe ogni anno 30 euro per abitante. In Germania, Francia e Regno Unito lo Stato spende almeno il triplo. Risultato, tassi di dispersione idrica di gran lunga inferiori. Per recuperare terreno, i calcoli li ha fatti il Censis, occorrerebbe spendere in manutenzione non meno di 2 miliardi di euro all'anno. In questo quadro generale c'è chi vive ancora con l'acqua distribuita una volta ogni 5 giorni. Accade nelle province di Caltanissetta e Agrigento, dove il sistema idrico è in mano ai privati. Seguiamo allora la nostra inviata, che è Sandra Cecchi. I tetti di Sommatino sono punteggiati di azzurro, ma non è un bel segno. Serbatoio di acqua. C'è bisogno del serbatoio? Certo, c'è bisogno, se no qua l'acqua arriva ogni 4 giorni, 5 giorni. Se dipende come si gira la testa. Accade in questo paese e in tutti gli altri comuni della provincia di Caltanissetta, come nell'Agrigentino, zone in cui l'erogazione dell'acqua è in mano a società private che la distribuiscono con cadenza variabile, costringendo tutti, abitanti, commercianti, negozianti, a dotarsi a proprie spese di serbatoi, alcuni dei quali sono ancora in amianto. Pagate pochissimo di acqua, visto che arriva così. Pochissimo, tra corrente del motorino, tra acqua, tra aria che tirano, viene per costare quanto loro. No, perché l'acqua è stata privatizzata. L'acqua è un bene comune, è stato privatizzato. Quanto pagate? 50 euro ogni 2 mesi, massimo 55. Alle bollette vanno poi aggiunti i costi di manutenzione e pulizia dei serbatoi e quelli per l'acquisto di acqua in bottiglia, perché nessuno beve quella dei cassoni. Acqua piena di calcare, perché si accumula dal calcare. L'acqua per bere noi ce la compriamo tutti, indistintamente. Per cucinare si fa bollire e poi si cucina. Installato lei? No, quando ho comprato casa già era dotato di... Ah, qui le case sono già, già dotate di... sono complete di serbatoio, di l'autoclave che sale l'acqua sopra. Da queste parti l'acqua corrente non c'è mai stata e la gente si è abituata, o meglio rassegnata, a convivere con questa continua emergenza. Non abbiamo l'acqua corrente come magari si usa al nord, perché al nord sento dire Torino, Milano... Dove in tutta Italia, Qui invece non è così. Qui, dove l'acqua è privata, quella potabile che sgorga dai rubinetti è percepita come un lusso riservato al continente. Nell'Agrigentino, poi, la situazione è ancora peggiore. Qui siamo a Campobello di Licata. Ma viene ogni 5 giorni l'acqua. Ma però la paghiamo. Se paga. Prefumato. Ma loro ce la danno per acqua potabile. Ce la danno per acqua potabile, noi la compriamo. Non si può negare l'acqua. Qui molte volte gente che non ha soldi per pagare, gli tagliano l'acqua. Tu secondo me si paga. Ma secondo me non si può tagliare l'acqua. Perché è un bene pubblico.
Così in Sicilia a nord sono due comuni, Zeri e Berceto, nell'Appennino Tosco Emiliano, a fare notizia, perché da anni si battono per gestire direttamente l'acqua pubblica senza società partecipate o SPA. Andiamo allora a vedere con il nostro inviato Adriano Conte. L'acqua è vita! L'acqua è un bene di tutti. Che ci lasciano l'acqua almeno. L'acqua per noi è tutto. Ecco cosa rappresenta l'acqua per i cittadini di Berceto e Zeri, due comuni dell'Appennino Tosco-Emiliano che hanno dato battaglia e continuano a battersi per la gestione dell'acqua pubblica senza società partecipate o SPA. Berceto ha vinto questa lotta. Pagare l'acqua correttamente è stata aumentata addirittura del 350%. Le famiglie si sono trovate a dover pagare delle bollette d'acqua anche di oltre 400 euro all'anno, mentre prima pagavano sui 100 euro. Quello di avere un bilancio più preciso, perché finalmente saranno pagati i mutui dentro il nostro bilancio e quindi non avremo un danno di 2 milioni che abbiamo subito da questa società consortile. E l'altro aspetto che io ritengo molto fondamentale è di insegnare ai cittadini a non sprecare l'acqua, perché noi non abbiamo interesse che i cittadini consumino molta acqua per incassare di più come potrebbe fare un privato. Un risparmio economico notevole per i cittadini, pagare poco più di 100 euro all'anno rispetto agli oltre 400 euro della gestione partecipata delle SPA. Ne sa qualcosa anche il comune di Zeri, che da anni gestisce da solo l'acqua pubblica, nonostante un contenzioso con il TAR della regione toscana. Il Comune di Zeri ha sempre gestito l'acqua pubblicamente a mezzo delle risorse comunali. Invece la Regione Toscana impone che l'acqua sia gestita a mezzo di società sia pubbliche ma SPA. Questa gestione non è efficace ed efficiente perché ha un costo elevatissimo. I cittadini del comune di Zeri, che sono tutti cittadini con pensioni e agricoltori, non possono permettersi determinate tariffe. Quanto risparmiate? Risparmiamo tantissimo. Lei consideri che un nucleo familiare a Zeri con un consumo di acqua illimitato spende 113-115 euro annui. Qui scappiamo, se poi scappiamo noi dalla montagna, poi a Vale voglio vedere cosa che succede. Uno come fa a vivere qua in montagna, già disagiato per conto suo, e poi vedere che ti tolgono anche l'acqua. L'acqua per noi è preziosa, è oro. Gestire direttamente l'erogazione dell'acqua è un impegno che comporta molteplici responsabilità, soprattutto a livello territoriale, a cominciare dal capillare monitoraggio e dalla manutenzione dei corsi d'acqua, per evitare, in caso di calamità naturali, il dissesto idrogeologico, con smottamenti, frane e perfino alluvioni. Si gestisce il territorio perché, scoprendo una sorgente e captando una sorgente, noi abbiamo bloccato 4 frane. Come avete fatto? Abbiamo fatto con un pozzo drenante e un sistema a sifone, in modo tale da ridurre le pressioni all'interno della frana. Cioè abbiamo levato il motore alla frana. E l'acqua pubblica ancora divide oggi la politica. Facciamo il punto sulla nuova legge approvata dalla Camera e passata ora al Senato con Doriana Deiana. Era giugno 2011 quando 26 milioni di italiani dissero sì al referendum sull'acqua pubblica, con la conseguente abrogazione delle norme precedenti sulla privatizzazione del servizio idrico. 5 anni dopo, una settimana fa, alla Camera, il voto con bagarre sul disegno di legge che dovrebbe regolare la gestione pubblica delle acque. Il provvedimento, che non è ancora legge perché manca la lettura in Senato, passa con 243 favorevoli e scoppia la protesta di Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. Urla, striscioni, bandiere lanciate dalle tribune da alcuni attivisti. La proposta approvata tradisce il referendum, affermano i pentastellati. Colpa delle modifiche approvate da Commissione Ambiente e Aula che, secondo i grillini, renderebbero non più obbligatoria la ripubblicizzazione dell'acqua. Il testo emendato prevede che il servizio idrico possa essere affidato anche in via diretta a società pubbliche, ma è stata cancellata la parola prioritariamente che prima esisteva. Proprio la caduta di quell'avverbio, insieme ad altri cambiamenti, ha sollevato le contestazioni dei 5 Stelle. L'acqua, secondo il PD, è privata, dicono, ma i Dem replicano, non c'è alcuna privatizzazione.